preferito seguire una specializzazione diversa sugli elmetti. Come si... Ok, come ci mettiamo? Drafter, vai dall'altro lato. Sì, signor. Scusate, allora, potete fare un po' di spazio? Come stavo dicendo, okay. Aprite pure la mappa tattica. Fate spazio, comandante. Aprite pure la mappa tattica o il vostro PDA che avete sulla mano. I Covenant hanno attaccato la nostra flotta e attualmente non sappiamo quale sia la situazione. Sappiamo solo che siamo riusciti a stabilire un perimetro difensivo attorno agli H20. Per quanto ci riguarda, i Covenant hanno conquistato la maggior parte della struttura in cui ci troviamo, però non possiamo esserne certi. Attualmente nella regione ci sono diversi segnali, di cui alcune posizioni strategiche su dove posizionare un eventuale dispiegare un'eventuale base. Allora, ovviamente la maggior parte delle risorse e delle forze sono state trasferite alla UNSC Neon of Light attualmente. Però per stabilire un avamposto ci fornirà supporto una volta che avremo trovato una base o una regione dove rinforzarla. Però il problema è che la Neon of Light attualmente è per via dello scontro è danneggiata e tutte le strumentazioni e per quanto riguarda gli approvvigionamenti siamo ben scarsi a provviste, munizioni e tutto quello che riguarda gli armamenti. Quindi per questo è prioritario anche trovare eventuali risorse. Per quanto riguarda le risorse, dovremmo trovarle... Ma che sta... ma... Clabox? Clabox, stai bene? Perché abbiamo un piccolissimo problema. Silenzio. Per quanto riguarda le risorse, dovrete trovare appunto dei crate della NSC. Questi crate qua vi daranno delle risorse. Il problema di questi crate qui è che non saranno trasportabili da nessun veicolo, servirà un Pelican per trasportarle. Quindi se volete ottenere le risorse per potenziare veicoli e basi, vi servirà appunto un Pelican. Quindi è uno degli obiettivi primari è recuperare un Pelican. Okay. Per quanto riguarda l'avamposto dei Covenant, avete trovato una base. Attualmente il livello di minaccia è il 3. Se lo attaccherete in futuro il livello di minaccia si abbasserà, però non potrà essere conquistato perché è un avamposto minore. I Covenant lo rinforzeranno ogni volta. Per questo, se voi lo indebolirete, il livello scenderà. Se invece non lo indebolirete, nella prossima incarico probabilmente sarà più alto. Quindi quella zona lì sarà più pericolosa. Avere zone più pericolose potrebbe avere effetto su un possibile attacco dei Covenant verso i nostri territori, i nostri avamposti. Quindi è molto importante tenere questi livelli bassi. Attualmente il livello medio è il 3. Il livello di minaccia massimo è il 6. Un'altra cosa, attualmente la torre dei precursori, quella che voi avete conquistato, la torre di disturbo, è neutrale, quindi in questo momento non è una priorità. Non sappiamo bene come funziona e per ora è meglio che rimanga spenta. Per ora concentriamoci sull'esplorazione e sul raccumulo delle risorse. I punti di domanda che vedete sono appunto location sconosciute, la quali si sentono o comunque abbiamo indicato possibili tracce di radio o di altre cose, comunque artificiali che non provengano dalla struttura dell'anello. Mi raccomando, le sentinelle sono neutrali, non sparate agli oggetti che volano, specialmente se infastidite. Se uno dei vostri compagni dovrebbe infastidirne una e venisse ucciso o comunque colpito, non ci sarà nulla in questo cavolo di anello che lo potrà salvare. Lasciatelo al suo destino. Quanto riguarda alcuni tipi di sentinelle, potrebbero essere state hackerate in alcune torri specifiche. Ancora non sappiamo come siano queste torri, oppure non ho altre informazioni a riguardo, ma dovreste andare all'avamposto Alfa per chiedere allo scienziato come funzionano. Sembrano delle torri di controllo delle sentinelle, in quale controllano in una certa regione le sentinelle, possono essere utilizzate contro il Covenant, da quanto mi è stato accennato dal dottore. Però non siamo al 100% sicuri. Per quanto riguarda, per quanto ne sappiamo, i Covenant anche loro non sanno come funzionano, ma è questione di tempo prima che riescano anche loro a capirlo. Quindi è molto importante anche questa cosa qua. Bene, per il resto avete altre domande? Sì, signore. Gli dica, soldato. Sa se incontriamo di nuovo la fauna locale, ovvero tipo dei lupi. Sì, la fauna locale è presente sul pianeta, quindi è possibile che la trovate, ma è molto più probabile che la trovate nelle zone con vegetazione, quindi nei boschi.
Nei deserti okay. non si addentrano. Signore, avrei una domanda. Mi dica, desetti, mi dica. Che mezzi utilizzeremo per il trasporto, quindi? Attualmente avete a disposizione tutti i veicoli del DH-20. C'è anche un elephant per il dislocamento di una base mobile eventualmente che potrete utilizzare. Sta a voi scegliere cosa volete utilizzare. Ricevuto. Ma ricordate, non c'è nessun resupply, non c'è nessun trasporto e non c'è niente. Se perdete un veicolo, l'abbiamo perso definitivamente. Dovrete recuperare un altro e a fine missione tutti i veicoli che saranno all'interno dell'hangar verranno ridistribuiti. Un'altra cosa molto importante è la gestione degli slot. Se attualmente il DH-20 è pieno, quindi se nessun veicolo venisse perso, voi dovrete scegliere quale veicolo tenere e quale invece lasciare fuori. I veicoli fuori verranno considerati persi. Ricevuto. Signore, mi dica, soldato. Il DH-20 ha capacità radar per darci copertura? Negativo, il DH-20 attualmente ha solo radar all'interno del perimetro e dell'avamposto. Ricevuto. In caso il nemico dovesse attaccarci, ve lo faremo sapere. Signore, riguardo invece alle scoperte che troveremo sul suolo, sarà sempre necessario l'ingegnere o potremo anche risolverle noi in caso di situazioni semplici? Dipende da che cosa si trattano, comunque. Preferirei non portare indietro un civile se non fosse veramente necessario. Purtroppo è l'unico esperto di questa tecnologia di qui, nessuno di noi è in grado di utilizzarla. Faremo molta attenzione, ragazzi. Intelligenza artificiale, signore? L'intelligenza artificiale vi potrà aiutare, ma solo per le cose più semplici: sbloccaggio di porte, hackeraggio di pannelli. Ma per cose molto più complesse serve lo scienziato Oni. Infatti, prendiamo di Warthog. Perfetto. Voi volete prendere una machine gun? Dov'è Fanny? Ha perso la connessione. Beh, te lo dico, io sono un tiratore scelto, quindi non penso che sì, si conviene. Quindi io consiglierei di prendere uno con la Gatling e l'altro per due posti proprio. Semplice. Allora, fammi vedere un attimo. Te dici Gatling e questo qua. No, questo qui è ripetazioni, non lo possiamo portare via. È utile. Prendiamo quello laggiù, mi sa che non ha niente. Sì, mi sta bene. Sì, piuttosto voglio Neon. Posti. Neon, quando ci faranno provare quel gioiellino lì di Scorpion, che è un nuovo modello? Lo lasciano i Marine. Lo lasciano ai Marine? Sì. Non ha... Ma mi piange il cuore, cazzo. Considera che te hai l'armatura più forte. Lo so. Marine non ha, però non hanno, guarda, niente per difendersi. Guarda. A parte il fatto che fine ha fatto il tuo spallaccio destro? Tieni bene la tua tuta. Il mio no, questa qui è, è l'armatura proprio dei tiratori scelti ODST. Uno, uno è senza spallaccio e l'altro più rinforzato. È normale. Ah, bene, ok, scusami. Comunque, scusami, ignoranza. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Ok, vabbè, dai, andiamo. Chi di voi due quindi sa guidare? Scusatemi. Io so guidare più o meno, quindi. Io. Drafter, in realtà, ogni volta che c'è l'opportunità, faccio sempre sparare a te. Limite. Ok, allora voi due prendete la machine gun. Drafter guida te. Macro guida te. E io, nella speranza che Fanny torni, prendo il veicolo. Ho visto dietro. Che ti vedevo, che ho segnato il tracciato su mappa. Come potete vedere, quello blu. Va bene. Raggiungeremo prima le pianure. No, in realtà siamo più in basso dell'obiettivo. Quindi magari posso tutta quella merda che abbiamo affrontato. Cambiare un attimo tracciato, perdonatemi. No, si può andare a spostarci da qua, signore. Sì, sì. Ok. Iniziamo, iniziamo a salire sul Warthog con la Gatling. Sì, qua. Traccio ovunque, quindi potete vederlo. Consiglio di usare quello che sta di fronte. Riesci a superarmi? Subito. Dai su, macro. Prendi il lead del convoglio, noi ti siamo dietro. Oh, questa è la vera velocità di un Warthog. Mamma mia, 110 stiamo facendo, dai. Mamma mia. Oh, c'è un... c'è un elephant. L'elephant, sì. Neon, abbiamo un elephant a sinistra. Tranquillo, è normale. Se lo prenderò i marine... Sembrano abbandonati.
nostro elefano, quello. Ci sono i marine accanto. Ah, ok, allora a posto. Sarà un lungo viaggio. Infatti vado un po' più veloce, sono qua. Dai su, metti il turbo, vai, vai, vai. Ecco, qua dovremmo stare in allerta. Già adesso iniziano i problemi, eh. Perché? Perché siamo usciti dalla zona safe. Eh sì, infatti. Ma per il momento non c'è nessun pericolo in giro, quindi... Non dirlo. 10 secondi dopo esce fuori una Covenant Cruiser. Ma guarda, basta uno Scarab in verità. Da quello che ho visto, gli Scarab non vengono deployati. Ma mi raccomando, Omega Charlie rallenta. Ma scusa, Macro, lo Scarab non viene deployato dall'orbita? Oddio. Ecco, infatti, quindi occhio, occhio anche, guardiamo sopra che non si sa mai, che immagina se stiamo andando tutti belli tranquilli e ci cade addosso uno Scarab. Che bello, guarda, che bello. Leggermente più a sinistra, okay, ed è perfetto. Ok, Macro, sali sulla collina e fermati lì. Giusto. Vai, muoviamoci. Fermati lì. Vai di spotting. Siamo degli scout. Dobbiamo capire che cosa. Visto stiamo. Datemi un secondo che sistemo un po' l'audio. C'è un ascensore gravitazionale. Ti giuro non vedo niente. Credo che il mio visore sia appannato. Smontate. A posto. Bearing. Eccoci. Signore. 8. Pronto? Vai, 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 parti, parti, parti. Ci sta puntando? Su, dietro di me. Sì, sembra che ci stia puntando e penso che stia deployando. Sgancia. Sì, sta sganciando unità. Tienilo d'occhio. Muoviti. Sono a 120. Sono a 125. Ok, sì, ha lasciato. Sì, li ha lasciate delle unità. Anzi, le sta letteralmente cagando mentre vola. Molto bravo. Perfetto, ci siamo allontanati abbastanza. Ripeta, signore. No, voglio vedere lo Scorpion che dicevi te prima. Affermativo, in quella direzione, sul pellicano abbattuto. C'è uno Scorpion sotto terra. Ok. Se vuoi... Minchia, è resistente. Ma lo stai colpendo? Sì, lo sto colpendo. Vedo lo schizzo di sangue, signore, che... il cannone del... No, guarda sotto il cannone. C'è un altro più... Vedi lo schizzo di sangue? Sì, no, è la coassiale, signore. Cioè, guarda. Hanno dei Gauss. Arrivano coassiale. Negativo, hanno delle machine gun come qua. Si muove a zigzag lo stronzo. Sì, infatti. Vedo un Gauss. Adesso lo andiamo a controllare. Ma ci schiatta! No, è vero. Sotterrarlo. Dammi un secondo. Spari con il lanciarazzi. No, adesso. No, no, non sparo con il lanciarazzi perché non ne vale la pena. Però veramente mi fanno bestemmiare. Una vostra posizione? Cioè, che cagata è questa? E schiatta! State preparando per assaltare la struttura Covenant? Bastia! No, io sto bestemmiando adesso, okay, veramente. Allora noi ci vediamo un po' di tempo per... Gestisci, metti il 1865 metri. Intatto, ritrovata. Quanti... 860 metri. 860. Sì. Fatto. Se ti chiude. Sì, un ottimo hit. Continua a sparare. Ne prende giusto. Oh, ho ucciso. Vai. Adesso procedi sugli altri. Il comandante è uno di quelli più forti. Quante munizioni hai?
Beh, ho ancora la bellezza di 13 caricatori, dimmi te. Vai, 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 divertiti. Marco. Colpito. Sì, ti vuoi divertire anche te? Ci provo, però la mia... Ah, no, 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 prendi questa. Non schiatta quello lì. Spreca un po' di quelle munizioni. Quanto non dovremmo fare una cosa del genere? Vabbè. 1 al 10, signore. Numero tendente al 10. Sì. Però è divertente. Un po' più alto, Marco? No, negativo. Signore, consiglierei di non sprecare munizioni del... Ce ne abbiamo tante. Più o meno. Non se ne hanno mai abbastanza, signore. Non posso fare altro che concordare con te. Colpito. Vai, ha battuto un altro. Stato dei marini. Le squadre, comunico che ci stiamo riportando lo scienziato alla base e da lì ci e da lì provvederemo a prepararci per l'assalto. Odiesi ti copia. Ucciso. Ok, Drafter rimonta sull'arma, Macro riprende il dammi comando. Un secondo. Andiamo a investigare. Ah no, stanno scappando. Okay. Stanno scappando. Non Covenant non scappano. Invece sì. Preoccupante. Stanno scappando. Quella lì è una fuel rod. Vabbè, pazienza. Vabbè, fa niente. Ritorniamo sui veicoli. Risettati il mirino, Drafter, che te l'ho messo forse un po' troppo alto. No, no, me l'hai settato bene. Che cos'è? Non lo so. Ho visto. No. No. Via, via, via. Signore, ha anche un'antenna questo Scorpion. ODSP hanno ritrovato uno Scorpion. Probabilmente un prototipo Oni. Con un Gauss. Gauss. Con un Gauss. Con antenne addosso. E gli chiediamo il permesso di utilizzarlo. Affermativo, non serve richiedere permesso. Sì. Sono un po' glitchato perché mi sono ricordato la touch 2, però sul cilindro non è il veicolo, quindi usatelo tranquillamente. Ah, non... Sarà un po' brutto da vedere, ma è funzionale. A quanto vabbè, pare è un po' buggato il mio mirino, però vabbè. Signore, dovremmo richiedere però al comando di mandare l'estrazione del Warthog. Sì. Dice di scambiare il Warthog con un con lo Scorpion? Sì. Uno Scorpion sperimentale, dimmi te, è un Gauss. Ok, ODST in forma a bassa priorità, abbandoniamo un Warthog per uno Scorpion. Posso salire io sullo Scorpion? Ah, va bene, prendi il gunner dello Scorpion. Yeee. Vieni qua. Che cos'è successo? 150. Oddio. Comunica al comando. In movimento. Non va il gunner. Non va il gunner. Scusate, non va la canna. Non va la canna. Come non va la canna? No, non va la canna. No, non va la canna. È garantito che non va la canna. Scendo. Uso il lanciamissili. Ma che... Preparati. Attento. Sì, vedo una capsula. E il Pelican sulla destra. Velivolo sulla destra, alleato, schiantato. Sorry, sinistra.
Guarda qua, va, sul cucuzzo lo siamo messi. Vedo un Warthog da trasporto, basta. L'hanno già marcati questi. Drafter, guardami di fronte a noi, in alto, c'è qualcosa, non vedo però, non capisco cosa. Un po' più a sinistra. Ah sì, c'è una capsula di emergenza. Signore, di fronte a noi c'è una seconda capsula. Mi sembra però vuota, non so. Sto bestione è bella e carmala. Sono a manetta, signore. Bene. Allora, signore. Adesso ci mettiamo l'ora a spingere, andiamo più veloce. Vai. Ritorniamo in zona operativa, attenzione. Ma qua devo scollinare bene, se no non salgo. Tecnicamente sì, lo è. C'è un'altra capsula. Sì, sì. A cacchio. Terza capsula. Possibile terza capsula in visual. Vedo spari. Ci sono degli spari. Affermativo, signore. L'abbiamo utilizzato dello stesso tipo. Neona, vediamo degli spari. Di altre navi. Presumo siano le nostre, sinceramente, ma non avendo una mappa del luogo. Ma perché? Che cazzo? Durante lo schianto non sono riuscito a. Andiamo sulla posizione della capsula che hai spottata. Neon, ho visto degli spari prima. Affermativo, li ho visti anch'io. Anzi, negativo, fermiamoci un attimo qui, ci organizziamo con i Marine e poi procediamo. Signore, siamo scoperti sulla destra dove c'è il portatore. Cosa c'è sulla destra? L'avamposto nemico che ci sta ingaggiando. Spari. Ritorniamo indietro. Copertura. Li vedo. Sono perfettamente a destra, tra gli alberi. Raggiungi la mia posizione, Marco. Ok, forse l'ho beccato. Phantom! Dove Phantom? Dietro! Si è schiantato? Preparati, c'è un Wright, vedo un Wright. Vedo un Wright. Spostati e lo andiamo ad ingaggiare. Si sta decappottando. Apriamo fuoco? Affermativo. Una salva di sicurezza. C'è qualcuno che è sceso. A destra, di fronte a noi. Scorpion, procedi, controllami se ci sono altri Elite. Usa anche la coassiale. Contatti di fronte a noi. Drafter davanti.
Sì, non muoverti, che sennò non riesco a mirarlo. Dai un altro. Ottimo lavoro, continuate. Distrutto. Ancora un altro, ne hai due. Scorpion, di avanza sulla posizione e controlla la presenza di altri nemici. Rafferra, di fronte a noi. Un altro ghost, velivolo, Drafter. Dove? Tatti sulla di destra. Fronte a noi. Di fronte a noi, Drafter. Su. Mancato. Negativo. Ok, ci muoviamo. Scorpion, dietro di noi. Phantom davanti. Oh no. Preparati. Macro, abbandona la posizione. Ah. Vai. Spari in movimento, vai. Non muore questo. Vai. Ok, è andato. Scheggia. Minchia. Cioè sono dei dispositivi giusti? Sì. APBC. Ma non schiatta! No, non vuole schiattare questo. Ok. Vai, sono scesi. Vai, spada dietro. Nulla. Ok, hanno abbandonato il mezzo. Spara gli operatori. Ricevuto. Ok, dovremmo avere altri due operatori da qualche macro parte. Macro, status del raid? Operativo. Sì, è operativo. Era un osso duro, veramente. Rettifico, carro nemico distrutto, noi siamo pienamente operativi, stiamo ritornando verso la posizione principale. Si stanno muovendo delle forze Covenant verso il Wright. Penso che abbiano intenzione di riprenderlo, prova a distruggerlo. Ma... Neon? Macro, lo faccio? Cosa? Distruggo il Wright. Provo, almeno. Negativo, seguite no, il... penso proprio. Ah, ok. Veramente non vi si sente. Tu li hai sentiti? Eh sì, l'ho sentito. Io no. Infatti stavo andando là. Io no, non li ho sentiti. Ok, ci riteniamo un attimo nella foresta, nel tentativo di far perdere le nostre tracce. Per il resto calma, aspetteremo calma. Qui. Attenzione alla fauna locale. Pure. Tienimi d'occhio dietro, Drafter. Sì. Il tank non ha danni? Nessun danno. 0.0 signore. Ho faccio un... munizioni. Ho 7 colpi più altri 2 caricatori completi. E della mitragliatrice ancora 8 caricatori e 68 colpi. Ottimo. Adesso gestiamo, tentiamo di capire un attimo come fare un piano d'assalto. Magari ci riuniamo anche con i Marine. Assaltiamo la base. Drafter, pensate un po' più avanti, infrattati da qualche parte. Giusto una cosa, ma voi mi sentite bene sul radio? Prima non sì. Ti sen- prima io non ti sentivo, non so il perché. Stranissimo. Marine, confermate che siete voi a ingaggiare? Contatti, signore. Hold. Credo siano i Marine questi. Ci muoviamo al supporto loro. Macro, Drafter, siete pronti voi? Sì, ci siamo. Ok, salite sul carro. Oh oh. Pani, prendi l'arma. No, perché passenger? Gunner. Macro, avanza verso i colpi. Ti seguiamo. Aspetta. Aspetta. Perché non mi fa salire sul gunner? Vai. Molto piano nella foresta.
Ok, Drafter, hold il fuoco. Ricevuto, ricevuto, ditemi voi quando... Abbiamo visual a destra. Alleati a destra. Pronto che scolliniamo, Sono pronto, però deve... Però è Neon a dirmi quando sparare. Attendi. Ok, draft, Macros, cavalla. User left your channel. Prendi una buona posizione di tiro e fermati più o meno qui. Fermo. Ok. Apri il fuoco su qualsiasi cosa tu veda. Ricevuto. User joined your channel. Hold, hold, hold. Fermi il fuoco, fermi il fuoco. Il nostro Scorpion ci sta sparando. Ce ne sono almeno due. Drafter usa soltanto coassiale per adesso. Per qualche motivo il tuo colpo ha ferito i Marine. Ricevuto. Drafter, sulla sinistra hai un alieno che ti guarda. Ok, prova a riutilizzare i colpi piano piano, Drafter. Se ne è sbattuto altamente. Quanti colpi si è beccato quello lì? Occhio che si muove. Lì abbiamo dei cecchini anche. Ucciso. Non usare la radio sempre, Drafter. Non la sto usando adesso. Ah, ok. Devo ricaricare. Ah, Macro, per sincronizzarci un attimo, tra poco i marini cominciano ad attaccare e al mio mark ci muoveremo con loro e gli daremo copertura. L'obiettivo principale è dare fuoco di soppressione. Ricevuto, resto in attesa di tue direttive. Copy. Perfetto. Phantom, Phantom, Phantom. Ingaggia il Phantom, Scorpion. Non è in visuale. Negativo, signore, la mia machine gun non ha.
Basta, basta, preparati. Continuate a ingaggiare, si è danneggiato. Vai un po' più avanti. Hai un operatore dall'altra parte, lo vedi? Sì. Però ha fatto il giro. Sta deployando delle truppe, forse. Preparati qua sotto. Si, ma stai riparando. Ok, ignorate Scorpion. Ingaggiate giusto i ghost a terra se necessario. Preparati se vedi qualcuno. Eh sì, non riesco a vedere sotto, quindi. Allora devo scollinare un po' di più. Oh, ci sta sparando. Ok, no, ingaggiate, ingaggiate. Guardali, guardali. Ingaggiate prima le persone che sono già a terra. Ricarico. Non ho visuale. Scorpion, te rimani fermo qui. Mettiamo un occhio sul Phantom se ci riprova. Completamente pulito, non me lo fa neanche riparare. Mamma mia, cioè, è perfetto, è fatto da adamantio. Ma guarda, là mi sono cacato quando abbiamo avuto il right davanti. Altro Phantom sulla destra. Ingaggio libero. Eh sì, ciao. Ha un right quello? Scorpion, invertiti. Non lo abbatti manco a preghiere quell'affare. Devi sparare, sparare. Preparati con il right. Ingaggia il right. Non lo vedo. Io sì. All'albero davanti che si ferma. Sto bene, signore, sto bene. Prova a sparare un po' più in alto. Aspetta un secondo. Sto sparando un po' più in alto, quell'affare non cade. Di nuovo. Macro, continua a ingaggiare chiunque ci sia a terra. Noi andiamo a dare supporto ai marini. Chiedo un intervento diretto, di poter attivare un intervento diretto sul carro. Definisci intervento diretto? No, ma non spara. Avvicinarmi. Non spara. Affermativo. Penso che sia abbandonato. Guardate che gli spariamo in culo. Eh sì, è morto il pilota. Fani, fai copertura con me. È morto. Vieni a sparare tutti gli operatori e gli spariamo un colpo in culo. Applico l'ultima. Applico l'ultima venda a quest'uomo. Per... Ok, non ci sono operatori, giusto? No, non ci sono. Facciamo un giro di ralla per sicurezza. Ce n'è uno, ce n'è uno. No, è morto. Ok, perfetto. Right neutralizzato. Copy, fantastico. Status del carro? Ancora intatto. Pienamente operativo. Mamma mia, questo carro. Macro, riesci a eseguire una riparazione sul nostro porta? Vado subito in posto. Comunque veramente i Wright. Prendo il posto del pilota mentre riparare. I Wright sono corazzati. Affermativo. Sì, ma io credo che siano immortali per arma. Ma siamo dentro un carro user armato. Cosa potrebbero mai fare la fauna locale? User joined your channel. Ma che cosa? User left your channel. Blu su blu, carro blu su blu. Io non sto sparando. Scorpion, c'è la nostra fanteria qui. Non sto sparando. Tu non stai sparando a nessuno. Neon, non siamo noi che abbiamo sparato. Dietro, dietro, girati, girati, è... pericolosamente in questa direzione. Dove? Non vedo.
Ti ho portato davanti al bersaglio, ho visto qualcosa muoversi qui in mezzo. Oh, davanti, davanti. Ho visto qualcuno muoversi nell'erba. Indietreggia un pochino. Ok, così dovrebbe andare. Ma perché lo sento da dietro? Di fronte! Da dietro! Di fronte! Dove di fronte? Non lo vedo. È tra gli alberi lo stronzo, l'ho visto. User left your channel. Davanti a noi. È tra gli alberi. Eccolo davanti a noi, si sta sbucando. A destra. Oh, Elite! Ancora un altro a sinistra. Sono due a sinistra. L'altro a sinistra. Vai. Scorpion, attenzione. No, evita i razzi. Sto sentendo giusto di seguire un attimo i tracciati qui. Speriamo giusto che la base sia che l'avamposto sia rifornito di lanciarazzi. Speriamo. Oddio. In teoria ci dovrebbero essere i fornimenti degli Spartan, quindi speriamo. Ma quelli. Avrei una domanda, non certo. Non ci sarebbero a disposizione dei jetpack, sarebbero molto utili in questo caso. Negativo, non pare. A parte il fatto sono curioso di come tu li voglia utilizzare. Comunque no, non credo. Fidati. Oh, le mie idee. User joined your channel. Ok. Dai, su, muoviamoci. Sì, buonasera, siamo qui per i rifornimenti. Non vi preoccupate, arrivederci. Buongiorno, lei si unisce a noi? No. Ah, bene. Quali sono i rifornimenti Spartan? Dio Cristo, saranno dentro? C'è un arsenal, ragazzi. Dov'è? No, chiedo domanda. No, non lo sappiamo. Lo stiamo cercando di capire in realtà. Purtroppo ho paura che questo avamposto sia stato ripulito. Vi ricordo che c'eravamo già passati. No, noi non ci siamo già passati, però gli Spartan sì. Ci siamo o stati a Spartan. Marina. Mi hanno lasciato indietro e ora li devo riraggiungere. Perché ho avuto un problema. Ma qui voi vi siete armati? No. Non siamo neanche entrati, abbiamo prelevato la città. Hai trovato qui qualcosa? Ci saranno dei rifornimenti qui da qualche parte. Troviamoli. Signore, perdiamo meno tempo a cercarli sulla... Sì, ma non c'è il teletrasporto in questa missione. Non ho neanche equipaggiamento. Perdiamo meno tempo a cercarli sulla... Mi unisco a voi con una pistola? E non abbiamo spazio sul Warthog, merda. Ci saranno dei veicoli qui? No, signore. Sì, c'è un veicolo qua. No, è il nostro. È il nostro. Chiedi al comando se l'avamposto ha dei rifornimenti. Signore, è stato un onore. Ah, aspetta. ODST a comando? A comando. Chiediamo informazioni sull'avamposto Alpha. Sono presenti dei rifornimenti per Marine, Spartan e ODST nell'avamposto? Negativo, l'avamposto Alpha è privo di via Tolarsi, hanno dovuto usare l'Elephant. E ci potete confermare anche da Data Link che non ci sono altri veicoli oltre al nostro? Negativo, sull'avamposto Alpha ci sono alcuni veicoli lì vicino. No. Ok. All'interno dell'area blu ci dovrebbero essere delle rocce. All'interno delle rocce, in quella struttura di quella specie di caverna, ci dovrebbero essere dei veicoli. Odyssey ti copia, grazie. Dovrebbe stare dietro l'Elephant, esattamente, come posizione. Copiato, grazie. C'è l'Elephant qui vicino. Andiamo. Sì, c'è l'Elephant, l'abbiamo portato. Raggiungiamo. Fanny, Drafter, salite a bordo.
Anche te Clubbox, io mi seguo a piedi. Andiamo. È un onore restare con degli ODST. Beh, credo sia dritto per dritto, vedo qualcosa. Beh, guarda Clubbox, sarai una sorta, per il momento sei una sorta di ODST onorario. Grazie signore. Provo carne da macello in poche parole. Esatto. Ah dai, stiamo scherzando, non preoccuparti, non ti manderemo a morire. Forse. Oh no, sulla sinistra Fani. Un po' più a sinistra, vai. Tornate indietro. Avvistato. Ok, fermiamoci qua. Oh, ecco qua. Ok, noi ci mettiamo in movimento. Risalite sul Warthog. Salve. Salve. Sopra noi. È stato un onore per ora essere con voi. Bene, Clubbox. Dipendi la tua squadra, noi ci muoviamo. Buona fortuna. Grazie. Fani, so che sei al gunner, però dammi un attimo di indicazioni. Signore, secondo lei riusciamo a salire su questa roccia? No. Non credo. No. Comunque è meglio quella che abbiamo visto all'inizio, ci sono meno cose intorno. Te lo dico io, no. Sulla sinistra, signore. Copy. No, bisogna... Vuole che guido io? No, non sono ubriaco, giuro. Sta andando letteralmente nella direzione opposta. Perché sento odore di vodka? Destra. Perché sento odore di vodka? Non è un tuo problema. Giuro, i TL non danno vodka all'inizio. Perché c'è, perché c'è una bottiglia sotto il vostro sedile? Mezza vuota? No, abbiamo soltanto... La vodka la abbiamo soltanto agli sedili. No, ma è strana come struttura questa. Sì, ma ci siamo già stati, mi ricordo. Affermativo. Ok. Lei non c'era, abbiamo dovuto spengere la torre di comunicazione qua presente per... Dimmi te, abbiamo pilotato... Abbiamo pilotato uno spirit, dimmi te. Allora, talga sulla quello è il nostro carro. Quale nostro carro? Sì, è il nostro. È letteralmente il nostro carro, signore. Che ci fa lì? Ho visto che ci sono tutti i marini. Si saranno ritirati? Vada sulla sinistra, non penso. ODST a Spartan, potete... Holdate, scusate. Potete precisare la posizione del marker, scusate. La prossima volta sta attento. Quadro DST è il marker Spartan nel settore 0897 98, pardon. Andiamo. Hanno problemi? Ok, grazie Marin. Se necessario possiamo provare a portare un Warthog lì fino a lì. Questo coso è danneggiato. È ritornato. Ricevuto, qual è il vostro piano, signore? In questo momento gli ODST non hanno un vero piano, dato che siamo stati incapaci di distruggere le difese dell'avamposto. Però abbiamo distrutto un antiaereo, possiamo provare a fare un assalto, una gun run, una missile run di Hornet. L'unica cosa che possiamo tentare di fare entro il tempo predefinito è una gun run con un Hornet. Però niente più di ciò. Semplicemente perché abbiamo finito il tempo. Over. Ricevuto, signore, lei il PL, la decisione è sua. Ok, dato la mancanza di tempo, diciamo di ritornare tutti alla DH20, riportate tutti i veicoli indietro e vediamo se ti avanza tempo e facciamo una gun run con l'Hornet per disattivare i generatori e fare altri danni.
in caso ritorniamo in base. Mi date anche uno status sullo Scorpion, grazie. Ok, allora continuiamo verso il Dacamento. Sì. Facciamo un giro largo per aumentare l'area A, sorvegliamo. Bravo, A, A, A. Oh, ah! Au. Nero è funzionante ed è nel convoglio in direzione del DH20, signore. Ok, grazie mille. Ok, lo stanno portando. Inoltre, qui Squadra Marine comunica a tutte le squadre che lo Scorpion lanciamissili che era segnato in mappa adesso è in prossimità del DH20. Chiudo. Bello, bello sapere che Matt è letteralmente un padre. Sì, lascia stare. La prossima volta dovremo distruggere. Piano. Dovremmo distruggere. Sicuramente. Se questo coso casca è la fine. La prossima volta dovremo distruggere immediatamente quella struttura Covenant. Sì. Perché sennò c'è il rischio che ci attaccheranno. Aspetta, scendo qua. E lo parcheggiamo. Appena. Basta una persona a parcheggiare. Sì. Signori. Salve. ODST. Salve. Avevamo richiesto da fare. Ho visto che avete marcato in mappa delle antiere lungo l'albero. Affermativo. Per adesso tutte le operazioni aeree sono sospese. L'unica cosa era. Avevamo cercato un Pelican che a quanto pare è disperso nel settore nord, ma senza nessun successo. Okay. Quant'è il raggio effettivo delle antiere? Da quello che possiamo sapere è abbastanza illimitato in quanto viene utilizzato per distruggere anche le fregate in orbita. Andiamo bene. Oggi in bassa orbita. Oh, che sta? Possibili sentinelle hackerate? Chiediamo Vector. Ah, attendi, finché non colpiscono i nostri non apriamo il fuoco. Ok. Credo che il radar lo riprenderebbe. O sbaglio si stanno avvicinando? Cosa sta succedendo? Si stanno avvicinando delle sentinelle che hanno sparato. Abbiamo 15 minuti all'età della missione. Ah, sarebbe la scansione? Era la scansione quella? Sembrava tutto fuorché una scansione, onestamente. Esatto, infatti, quindi. Ah, poi scansionano cosa? I fossili? Noi. Vabbè. Se provano ad avvicinarsi, veramente gli tiro un pugno. No, no, piano, Drafter. Ma che cazzo? Abbiamo gente ancora fuori dal compound? Spartans o ODST? Ci siamo tutti. Giusto macro? Che c'è il mio marine. Ok, eccolo. Ti abbordo. Marine. Affermativo. ODST al completo. Ma dove era Marco? Completo. Era con i marine. Oh. Oh, oh, oh. Puoi chiedere al comando se questo è normale? Indietro, indietro, indietro. La porta indietro che ti do la porta. Ci schiaccia. E l'anco è dietro. Ciao, ciao. Vabbè, ragazzi, tutti sul ponte. Andiamo. Andiamo sul ponte. Io? Ragazzi, sul ponte. Lui. Ma porta allora qual è la situazione? Abbiamo recuperato un paio di veicoli e siamo riusciti ad indebolire o almeno a scalfire la base Covenant. All'incirca. Abbiamo fatto il possibile. Abbiamo danneggiato la contraerea che c'era all'interno e abbiamo distrutto un paio di veicoli.
Parliamo un attimo in modo organizzato. Allora, prima di tutto, quali sono le aree che voi avete scoperto? Più o meno tutte, giusto? Più o meno tutti, sì. Okay. Confermiamo. Ok, quindi attualmente come siamo messi, Spartan? Allora, tutta l'area nord abbiamo un avamposto di Marine della quarta divisione che si sono insediati in una struttura precursori. E abbiamo portato a loro uno Scorpion montato con artiglieria e hanno anche una cassa di rifornimenti con loro. Ok. Più a est della quella posizione abbiamo trovato un altro Scorpion antiaereo con una Vulcan montata sopra e un Marine ci ha informato di un Pelican che stava sorvolando l'aria, ma a quanto pare potrebbe essere stato abbattuto dalle contraeree Covenant che ci sono nella vallata poco a est. Okay. La struttura presenta anche una prigione con all'interno dei prigionieri. Non ho potuto identificare chi fosse all'interno, ma sembrava un ufficiale dall'uniforme. Ok, quindi sappiamo che i Covenant stanno prendendo prigionieri. A quanto sembra. Abbiamo trovato un altro garrison dei Covenant nelle alture a est. Sì. Ed è una postazione abbastanza fortificata con un solo punto di ingresso. Okay. Abbiamo trovato anche due zone con possibilità di disporre nuove basi, anche se al momento non penso che siano utilizzabili in quanto la presenza di Covenant è altamente pericolosa in quell'area. Comprendo, però avere una base lì vicino potrebbe anche facilitarvi a voi il redeploy delle truppe, oltre ad avere un virtual arsenal disponibile più vicino nel... in zona, quindi io consiglierei in futuro magari di dare anche una priorità al deploy di una nuova base. L'unico deploy della base che farei, signore, è quella della base tutta est. Sì, anche secondo me è la miglior posizione attuale. E... suggerisco anche una caccia ai lupi della zona perché iniziano ad essere problematici, signore. Concordo. La fauna locale sia stata decimata se non annichilita. Comprendo. Speriamo che la fauna locale non si riproduca velocemente. Poi per quanto riguarda il resto? Beh, cibo. Per in quanto riguarda gli Spartan, abbiamo ritrovato anche un paio di torri di avvistamento che possono essere utilizzate per avere un'ampia vista sul terreno. E una si trova poco a nord... praticamente sul confine tra il settore UNSC e il settore Covenant, nel settore ovest, e la seconda è di fianco a una delle due deploy base. Ok, ho capito. Poi abbiamo trovato anche delle strutture di precursori che la nostra intelligenza artificiale non è riuscita a comprendere il senso di quelle strutture. Ovviamente e... serviva il ricercatore Oni per questo. Ne abbiamo portato in un sito un ricercatore. Ricevuto. Sembra essere una sorta di relay a quanto dice un accumulatore di memoria, però al quale al momento non abbiamo accesso. Copiato. E abbiamo trovato il relitto di una delle Paris che ha combattuto in orbita. Ok, a quanto sappiamo sia la CSS che il relitto della Paris potrebbero essere accessibili, però perché siano accessibili dovete fare richiesta nella prima missione che volete appunto assaltare una di queste due strutture, sempre se lo volete fare. Ricevuto. Per quanto riguarda il resto dell'obiettivo, attualmente di risorse abbiamo acquisito solo i veicoli che sono giusto nell'hangar. Quindi vi chiedo poi gentilmente di segnarvi i veicoli che abbiamo acquisito così da avere un resoconto di quello che abbiamo ottenuto. Successivamente la mappa poi verrà aggiornata con... tutti i vari le varie aggiornamenti appunto di questa missione. La base Covenant non è stata indebolita, quindi probabilmente servirà... Come no? Guarda, no. Abbiamo fatto fuori un'antiaerea iniziale nella base Covenant nemica. Non avete fatto breccia nella base, non l'avete liberata, quindi veramente abbiamo liberato l'esterno, quindi come minimo rimanere costante. Per l'appunto la posto Covenant non rimane mai costante, quindi probabilmente la prossima missione sarà di livello 4. Ma gli abbiamo fatto fuori un'antiaerea. Ma non avete liberato. Nuclearizzato, a parte che abbiamo comunque nuclearizzato anche il nucleo da lontano. Beh, adesso avete preso un grizzly d'artiglieria, no? Nella prossima missione potete bombardarla, quindi non penso che questo livello 4 vi dovrebbe preoccupare tanto.
anche se i colpi dei grizzly sono limitati. Ah no, è vero, avete il, avete l'elefante. E non niente, posso. Quindi... E posso, quindi dove l'avete lasciato l'elefante? Dove l'avete lasciato voi? Posto alfa. Ah, ok, quindi non hanno detto che l'avreste preso. No, noi non l'avremmo, noi non l'abbiamo preso. Interrogativo. Quindi che soldato? Ma per quanto riguarda quegli scanner che c'erano poc'anzi fuori dalla base? Non lo sappiamo, le sentinelle si stanno comportando in molto, modo strano quando siamo atterrati noi. Rappresentano una minaccia? Per ora no. A me se... caso in futuro potessero farlo, rifletteremo aggiornati. Per ora sono, sembrano essere molto neutrali, tranne se vengono attaccate. Da quello che ho visto non mi sembravano molto neutrali, visto che in un certo senso ci stavano per friggere. Stavano scansionando, hanno leggermente danneggiato lo scafo, più che altro bruciacchiato, ma a quanto pare i loro scanner non sono abituati a questo tipo di tecnologia, probabilmente per loro è molto, molto più bassa a livello tecnologico della loro, quindi i loro strumenti possono danneggiare i nostri, tenetene conto. Specialmente se provassero a scansionare uno dei vostri veicoli, potrebbero friggere i circuiti. Ricevuto. Signore? Sì. Abbiamo recuperato anche uno Scorpion particolare, montava una coassiale Gauss. Sì, pare anche... l'avete portato dentro, lo ripareremo. Tutti i veicoli all'interno dell'hangar vengono riparati e riequipaggiati. Pare anche tenesse un'antenna di qualche tipo, oltre che dei fari particolari. Ok. Saprebbe dirci quale possa essere il loro scopo. Probabilmente, non so, a chi l'ha installato gli piacevano. Interessante. Comunque, in ogni caso, l'ONI è molto particolare e la terzatura dell'ONI funziona a prescindere, quindi non siate dubbi. Funziona a prescindere. Funziona a prescindere. Avrei una domanda. Funziona a prescindere in che senso? Tipo, mi ricordo una vecchia missione dove dovevamo utilizzare un sottomarino ONI che alla fine il nostro caro Az. In ogni caso, soldati, se non avete altro da fare, allora andate all'hangar, segnatevi i veicoli e chiudiamo la pena. Sì, ecco. Signore. Logistica con me. No, abbiamo altro da fare. Non siamo qui per festeggiare. Permesso. Grazie per i bit. Permesso. Bene. Io sono sul canale. Sono pienamente d'accordo sull'apertura del canale SMR. Lasciate porca. Fornite voi l'attrezzatura, ragazzi. Negativo, l'unica intelligenza.